L'8 e il 9 luglio a Gardone Valtrompia, una due giorni ricca di eventi dedicati alle moto storiche promossi dal Motoclub di Gardone presieduto da Francesco Guerini. Lo scorso sabato al complesso I Portici le vecchie due ruote hanno fatto bella mostra di sé nell'esposizione Mival. Mival, metalmeccanica italiana Valtrompia, era uno storico marchio di motocicli gardonese. La fondazione avvenne nel 1950 ad opera del bolognese Ettore Minganti ed altri soci, tra cui la fabbrica d'armi Pietro Beretta. Le moto Mival furono tra le più diffuse degli anni 50, grazie alla loro fama di essere economiche e robuste. Rappresentavano per molti un valido mezzo di trasporto, rendendo indipendenti. Il primo modello prodotto, 125T, si ispira alla tedesca DKWRT 125, sia nel propulsore che nella ciclistica. I modelli prodotti successivamente non riscossero lo stesso successo. All'esposizione di sabato alcuni ex dipendenti, la signora Silvana Corsini impiegata all'ufficio acquisti nella storica azienda e Giuseppe De Gasperi che ricorda che in occasione dell'inaugurazione del club Mival 1955 che contava oltre 250 iscritti erano presenti l'onorevole Gitti e l'onorevole Ariosto ed a portare il gagliardetto in quell'importante giornata fu proprio Giuseppe De Gasperi. Gli iscritti al club potevano partecipare a gite e raduni almeno 4-5 volte l'anno. Il club si è sciolto quando è cessata la produzione delle moto intorno agli anni 70. La Mival ha proseguito con lavorazioni varie, su commessa di altre aziende meccaniche. Infine nel 1992 l'azienda è stata divisa. Una metà è diventata Beretta 2, l'altra metà si è trasferita a Gussago diventando Mival Icomatic. Tra i pezzi esposti anche un natante, il Delfino, un prodotto particolare sempre targato Mival. Domenica 9 luglio poi, con partenza dalla Beretta 2 in via Artigiani, si è svolto il motogiro Mival, aperto a tutti i tipi di moto, in particolare a quelle storiche, proprio come si faceva un tempo, con partenza da Gardone ed arrivo in Manila. Una rievocazione degli anni passati, a cui aderivano anche 500 partecipanti. Dopo le premiazioni, il pranzo al ristorante Locanda Bonardi. Vi raccontiamo un po' la nostra storia della passione per la Mival. Tutto è nato l'anno scorso quando abbiamo deciso di partecipare alla Brescia Napoli, che è una manifestazione che quest'anno è l'ottava edizione, e abbiamo fatto una squadra Mival, 4 persone. Abbiamo fatto tutto bene, tutto curato bene, quindi abbiamo preso un po' di passione e quest'anno, sempre a questa Brescia Napoli, organizziamo 3 squadre, di cui una di 4 donne, tutti con la Mival. E poi, già che c'eravamo, abbiamo deciso di fare un'esposizione oggi di questo marchio che era di Gardone, famoso, ha vinto tantissimo, che è andato un po' disperso. E allora abbiamo organizzato questa esposizione con tanti modelli di questa marca. Abbiamo trovato tante persone che ci hanno lavorato, che sono qui a vedere e ci raccontano storie. E tutto questo domani si concluderà con un motogiro che parte da Gardone, che è per moto un po' vincolate fino all'anno 2000, perché volevamo fare un po' di storicità, anche se non è proprio così, e si concluderà sulla Locanda Bonardi, dove una volta organizzavano i motogiri con anche motoraduni, anche nazionali, c'erano anche 500 partecipanti, e faremo la premiazione su là e avremo anche davanti tutto il Mival.